Ciao ragazzi, benvenuti sul mio YouTube canale di Italian Startup Roadmap che ci do, benvenuti su questa lettura settimanale che vi porta dal 25 marzo fino il 31 marzo 2024. Vi chiedo ragazzi, non fa forzare questa lettura se non vi corrisponde, questa è una lettura generale, se volete una lettura privata con me trovate tutte le informazioni sul mio info box. Se mi volete offrire un caffè virtualmente, sono anche molto onorata e grata. Trovate anche tutte le informazioni sul mio info box. Allora, buona domenica ragazzi, buona domenica, come si dice, no? Buona domenica delle palme, no? Ragazzi, mi devo scusare, no, oggi non posso andare live, lasciate stare. Non, ieri e oggi era impossibile. Già non farò, non dico più che vado live qualche giorno prima dell'eclissi, no, non lo faccio più. Scusatemi, non va, tanti impegni, tante cose da realizzare e non oggi veramente, però non potevo neanche mancare il fatto che vi volevo dare questa lettura settimanale. Allora, ragazzi, come sappiamo, non so se lo sapete, domani abbiamo questa luna piena in bilancia, sole in ariete, luna in bilancia, fa opposizione, con l'eclissi, ragazzi, con l'eclissi in quinto grado, perciò se avete qualcosa in quinta, quarta, quinta casa, massimo sesta, qualunque pianeta, specialmente i pianeti pianeti personali sono luna, sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno. Sarà potentissima. Se siete cardinali, che sarebbe Ariete, Bilancia, Capricorno e o Cancro, sarà l'impatto a 360 gradi, perché fa la quadratura. Anche se avete, no, se siete nei 15-18 gradi sul cardinale, l'impatto sarà grande, grandissimo, però c'è qualcosa da rilasciare. Però dove vi vuole portare, vi vuole indirizzare sul nodo nord, no? A cosa la fede è a voi destinata. Venere, la prossima settimana, il 1º aprile, sarà congiunta a Nettuno, Saturno con Marte saranno congiunti, se non erro, il 23 e 24. 23 o 24? Non mi sto ricordando. Aspettate un attimo. No, no, mi sa la metà di aprile. Saranno congiunti anche, perciò questo podcast è dedicato alla mia Venere con Nettuno e Marte con Saturno. Chi vi vuole portare un attimo mini podcast? Allora, questo mini podcast di questa domenica si tratta nascondere. Quando vogliamo fare i furbetti, quando vogliamo nascondere le cose, prima no, Nettuno e Venere, idealismo, andare là, tipo, ok, io la voglio, però come la faccio? La vorrei nascondere, poi non la nascondo più, poi mi metto in evidenza. Ogni pianeti veloci hanno raggiunto Saturno. Allora, Saturno mette in evidenza, la puoi ottenere solo se ti metti, no? Serietà, se la fai seria, allora sì, allora ci sarà anche un reward, no? Un cambio che sta a te, possiamo dartelo a tuo favore. Quando noi vogliamo fare furbetti, ragazzi, Saturno, Karma, quando noi vogliamo fare i furbetti, arriva tutti. Tutti i nodi arrivano al pettine, sì, al pettine. E quello è Saturno. Ragazzi, smettiamola a fare i furbetti. Smettiamola, il karma ci piglia, ci acciappa. Sapete quante volte, ma quel film, no? Ve lo ricordate quel film? Non so quanti anni, sono forse 5-6 anni che è stato uscito, non mi ricordo, quel ragazzo, quel giro di amici, no? Che erano a tavola in un sabato e avevano tutti i cellulari sul tavolo, no? Non mi ricordo quel film, ditemelo voi a me come si chiama quel film, che alla fine si sono scoperte cose, no?
che alla fine tutti volevano sapere il cellulare, ma facciamo un gioco, facciamo un challenge, chi ha cosa dentro nel cellulare, no? Ragazzi, ma quello è quello mi sembra un po', è un film bellissimo, però devo essere sincera, ma se voi sapete, se qualcuno veramente vuole nascondervi, e dico nascondere, cose che voi non volete o non potreste mai scoprire, ma sapete quante cose sono da scoprire? Ma voi vi pensate che voi l'amante, per esempio, o l'amante, che sia mascolino e femminile, mascolino e femminino, femminino, femminile, mi vengono le parole italiane. Quando si vuole nascondere delle cose, ma voi sapete se la tua persona, l'altra persona o un'altra persona che vuole nascondere qualcuno non ha un secondo cellulare? Secondo, un terzo? Non lo sapete voi. E voi che ne sapete? Che voi che ne sapete? E sapete quante cose si possono nascondere senza che voi mai potreste sapere, no? Perciò i furbetti alla fine, sì, se la vogliono svegnare, però non si svignano dal karma, ragazzi. Io per questo dico, quando noi andiamo in buona fede, per esempio, diciamo io vengo in buona fede e do la mia fiducia, non siamo noi disonesti, sono sempre gli altri disonesti, non sono gli altri disonesti che alla fine ci vogliono prendere per il culo, scusate la mia eleganza, e poi alla fine quelli che si prendono per i fondelli sono proprio loro. Saturno, ragazzi, vede tutto, ma non solo adesso. Negli ultimi 15-30 anni a quello che è successo, no? Vede tutto Saturno. E allora non ci possiamo poi lamentare o meravigliare quando ci si dice: ma perché tutto a noi? Il boomerang, no? Quando ci si butta il boomerang, l'abbiamo lasciato bene, l'abbiamo buttato bene, ci ritorna bene e ci ritorna anche male. Quando ragazzi facciamo delle cose in buona fede e diamo fiducia e siamo trasparenti noi, non dobbiamo mai temere nulla. Nulla. Sono agli altri a dover temere, ragazzi. Che anche se non è proprio nei prossimi 1, 2 giorni, una settimana o mesi, in qualche modo questo karma viene replicato, viene, anche se non è proprio nello stesso modo che ha rilasciato il karma questa persona, la viene trasmessa indiversamente. Ci si può avere poi problemi sessuali, problemi che alla fine le persone ti prendono a te in giro, problemi che poi un tutto un tratto hai. Vizi, vizi che non te ne puoi più togliere. L'universo, ragazze, credetemi, quanto si dice, ma perché sempre le persone più brave, no? Più oneste? Quello è anche un test dell'universo, se veramente ancora volete rimanere onesti, volete ancora rimanere in fiducia. Quello tante volte ci diciamo, ci si pensa poi, ma quasi quasi invece adesso divento anch'io disonesta. Se il mondo gira così a essere disonesti, allora divento anch'io adesso disonesta. E no, là è bello il punto. E là è il bello. Perché poi l'universo ti vuole mettere in test se veramente ancora, anche con lo schifo che c'è in giro, c'è nel mondo, corruzione, disonestà, lasciamo stare tutte le parole brutte che non voglio neanche ormai, no? Ma sappiamo, no? Di cosa voglio parlare. Se poi alla fine dici ok, allora mi metto in gioco anch'io, divento anch'io così come tutti gli altri, vado io con la massa perché ormai questo mondo esce, ci si va avanti solo con disonestà, invece no, è là proprio bello. Quando l'universo vede che dite no, io non vado a cambiare, non vado a compromessi della mia onestà per essere come gli altri, no, quello è poi bello. Poi l'universo un giorno ti viene riconosciuto, ti viene dato quello che tu fino alla fine hai portato avanti di essere onesta o onesto. Non dobbiamo mai dimenticarci, ragazzi, la onestà di essere trasparenti, dare fiducia, essere genuini, no? Che un giorno ci viene ridato a quello che abbiamo sempre dato.
senza aspettative. Non dobbiamo mai aspettarci niente, ragazzi, lo diamo perché siamo così e lo siamo benevoli. La stessa cosa quando dice ok, io ti faccio quel favore e aspettandomi un giorno me lo ricambi. No. Se vogliamo fare quel favore lo facciamo, ma senza no aspettative, tanto un giorno mi viene ricambiato. No, perché così non, l'attrazione segreta dell'universo non succede, non funziona così. Allora, ragazzi, io per quello che voglio dire, perché adesso questa congiunzione che tra poco ci sarà in Nettuno e Venere in Pesci, a fine dove vogliamo essere idealisti, a fine dove vogliamo vedere la bellezza dell'amore, dove vediamo amore, e poi entra Marte con Saturno, e là poi è sera, là è tosta, eh? Tipo, fino a dove vuole essere idealista, fino a dove vuoi vederla sempre bella, no? Fino a dove vuoi illuminare o dove vuoi creare questi castelli di sabbia, no? Perché adesso devi portare fermezza, grinta, devi portare serietà. Ci si deve portare serietà, tenersi anche questi quando devi tenere conto che teniamo le nostre responsabilità è di non illuderci o di non illudere. Dirla come stanno, verità, nient'altro che la verità, sia bene o male, ma non illuderci. Saturno vede tutto. Vede tutto, ragazzi. Credetemi su questo, anche se non me lo dovete credere, sta a voi. Io ve lo dico veramente come esperienza, ragazzi, non ci si deve mai fare qualcuno niente a qualcuno che non vuoi essere fatto a te, prima di tutto, e sempre crederci, anche se tante volte la vita, no, va più con bassi che con alti, però quanto ci è poi in quel livello alto, poi di godercela tutta. Questo è stato un mio breve mini podcast, ragazzi. Io veramente gli ultimi giorni non ho potuto fare tanto, però anche solo un attimo un invito a riflettere, riflettiamo un po' tutti quanti a fine dove le persone ci vogliono, no, illuderci, perché alla fine ci illudono solo a loro stessi, no? E io ne potrei parlare ore, ma potrei scrivere libri su questo, a come mi è voluto volere illudere a me, e alla fine ho scoperto sempre tutta la verità perché io volevo scoprire la verità. Lo stesso, Luana rimane onesta, neutrale, trasparente e sincera, sia in privato sia nel lavoro, anche il lavoro oggi che faccio. Sapete quando le persone mi volevano prendermi per i fondelli? Lasciate stare, ragazzi, io lo stesso, io di buona fede vado avanti e io più di questo non posso, ma è anche giusto così. Poi le persone come mi vogliono, no, rispondere, devono prendersi le conseguenze, quello sicuramente vale per tutti, ragazzi. Allora, io dopo 13 minuti e 30 secondi, io direi incomincio. Solo un'ultima informazione, ragazzi, la prossima settimana farò bonus, sì, questa volta devo fare la bonus, voglio fare il bonus, 8 segni. Allora, questa settimana, dato che la settimana della Pasqua, come si dice, le mie letture vanno di un giorno prima, no? Come si dice? Si muovono, si spostano di un giorno, ecco, si spostano di un giorno. Allora, a parte che domani metterò i bonus per l'inglese già domani, perché è corta la settimana, no? È lavorativa. Allora, domani metterò per l'inglese 6 bonus. Martedì e mercoledì, non mercoledì e giovedì, questa settimana, martedì e mercoledì sull'altro mio canale vanno poi per il mio Scorpione. Per chi non lo sa, Beauty Master of Scorpio, o il mio canale del Scorpioncino, per chi non lo sa. Giovedì 8 letture per la lingua italiana,
otto segni che ho prescelto. Venerdì non metterò niente perché è venerdì santo. Sabato, sia l'inglese e sia per l'italiano, faccio una lettura settimanale dal 1 fino al 6 aprile. Ma niente, no, niente di che, niente grande, né mini podcast, vado direttamente con la lettura per i segni, per tutti i 12 segni, e poi dalla prossima settimana, dal secondo, no? 2 aprile in poi, prosegue normale, dopo Pasquetta. Perciò questa è un attimo anche un'informazione che volevo dare, ragazzi, quando vado in live non lo so, mi devo preparare, ho tanto, tante cose stanno succedendo nella mia vita, belle, sicuramente belle, meno male, però ragazzi non me ne vogliate, questa settimana non ce l'ho fatta andare live, però non volevo mancarvi questa lettura settimanale. Io sto chattando con voi, per chi non lo sa, Gordon in the house, lui vi guiderà a quale segno siamo. Fuoco, aria, terra, acqua. Così come saranno le mie letture adesso per la settimana. Ancora, se non l'avete fatto, iscrivetevi, cliccate mi piace, mi aiuta tantissimo, evolviamo tutti quanti insieme, così sono più anche motivata a caricare e scaricare più video per voi. Una lava mano l'altra, lava l'altra, tutte e due si lavano la faccia. Questo è il mio motto su questo canale, ormai ve lo sapete. Sicuramente ci sarà Anna Rita, Ceci, Anna, Marinela, Maria, tantissimi su questo canale che ci scriviamo. Voi scrivetemi anche la vostra storia, sono più che felice di sentirvi dalla vostra parte. Fatemi sapere anche che fate voi per Pasqua, sono molto curiosa. E io detto questo, io incomincio con l'ariete dopo 17 minuti. Ciao Ariete. My love team, datemi per il mio ariete. Cosa Ariete si può aspettare per questa settimana dal 25 al 31 di marzo? 4 di coppe, 8 di spade, 3 di coppe. Stai esitando? Stai aspettando? O devi dare una risposta, Ariete? Mi dici devo. E come che dovresti fare avanti? Dovresti dare una risposta? A parte che prima non sapevi bene se dovevi darla, adesso ci stai pensando se devi darla. Dammi il 4 di coppe. La temperanza, 9 di bastoni, il mago, dammi l'8 di spade, asso di spade, the high priestess, gli amanti, dammi il 3 di coppe, il cavaliere di denari, 5 di bastoni, l'appeso. Vuoi andare? Allora, sai quando c'è, per esempio, c'è un invito? Io ti faccio un esempio banale, eh? Hai un invito o qualcuno ti vuole invitare? Non sai ancora bene se devi dare subito risposta o cosa sarà per questo invito o se dovresti spostare questo invito. Ancora come non dici, non sono sicura cosa voglio fare. E come perché tu speri o ci speri che come che ci sarà un altro evento dove ti potresti festeggiare? Può essere anche per la Pasqua, eh? Dice, ma io cosa rispondo adesso? Accetto questo invito? Non accetto questo invito? E invece stai cominciando a capire che piano piano devi dare una risposta, o vuoi o non vuoi. Anche se la vedo un po' che, non inventi scuse, però è come che la tiri un po' alla lunga, no? Tipo, ok, ascolta, invece di dartela martedì la risposta te la do mercoledì sera, proprio sul limite. Perché speri come che ti arriva un'altra situazione? Dammi un consiglio, spero che mi hai capito, Ariete. Dammi un consiglio. Quanto banale può essere anche, no? Però può essere anche una cosa più grande. Il re di coppe, 8 di spade e il ragazzo di denari, 2 di coppe. Sì, tu speri a un altro invito, Ariete.
Stai sperando un altro invito. Per dirti la verità, non so se ti arriva questo invito, però tu ci speri. Mi lasci così, ci stai sperando che ti arrivi un altro invito. Tipo, no, io non voglio andare là. Spero, no? Ma non perché non ti piace andare o non sei contenta per questo invito, è più perché speri di passare, può essere anche le feste, con un'altra persona, un'altra situazione. No, un'altra situazione no. Sì, può essere anche una situazione, però questo, io la vedo più come con un'altra persona, un'altra persona di gruppo. Ok. Spero che lo sia stato potuto aiutare, Diete. Allora, adesso per il leone. Ciao, leone. Ma Lofting, datemi per il mio leone. Cosa leone si può aspettare? Sei di spade, sei di bastoni. 4 di denari. No, invece tu proprio l'incontrare dell'aria, tu dici no, io lo starò a casa da sola. Non me lascia, non mi tocca l'asso di denari. Hai tanto da fare questa settimana, Leone. Vedo che hai tanto, sei molto movimentato e poi no, l'ariete ti è trigono. Hai molto da fare, com'è che dici no, io non lasciatemi stare, non voglio stare tranquilla. Il Hierophant, ragazzo di denari, dove la prendo? La prendo qua. 4 di denari, la prendo qua. La stella per il 6 di bastoni. Cavaliere di denari e il 5 di bastoni anche per te. 4 di denari, 7 di denari, l'appeso. E il re di denari, invece tu proprio sei l'opposto della allora, hai tanto, veramente, vedo, hai tanto da fare, non so, anche nuovi progetti, nuovi corsi, non lo so che, nuove strade che si stanno aprendo per te. Devi metterci tanto del tuo questa settimana, Leone, però vedo anche il reward, ti vedo come ti sarà dato anche quello che stai dando, non è che uscirai con le mani, no, vuote, si dice così? Vuote? Senza niente, no? Con le mani. Alle mani? Però tu mi dici, però quei giorni io me le voglio godere. E come qua non hai proprio necessità, anzi, proprio stai, no? Vuoi stare tranquilla o tranquillo. No, però una settimana vedo movimentata per te, Leone. Però niente di che, devo essere sincera. È movimentata, però. È come che aspetti anche un po' il fine settimana, quello deve essere sincera. Però vuoi essere, stai un po' sulle tue, non, in questo momento vuoi avere tranquillità, non ti vedo molto no, sul gruppi a fare scampagnate, ti vedo più sul stai tranquillo o tranquilla. Un consiglio, 8 di bastoni, wow, la torre, l'imperatore. È il matto. Sì, credo che hai una situazione in questo momento, Leone, che necessita tanta concentrazione, tanta determinazione e tanta grinta, no? E allora, no, come vedo, la fine settimana per te, Leone, è più sul basta, lasciatemi stare, è successo tanto. Sta succedendo tanto, Leone, però veramente devo dirlo a tuo favore. È bella questa settimana. È bella, guarda cosa succede mercoledì e giovedì, se posso darti, no? Un'avvertenza? Guarda là, stare un po' in bilanciamento, Leone. Guarda mercoledì e giovedì cosa succede. Va su tuo favore, però non te l'aspetti, c'è qualcosa che non ti aspetti, non ti potrei aspettare. Non te l'aspetti, diciamola così. Allora, Sagittario, ciao Sagittario, vediamo per te che succede. Ma Lofting, datemi per il mio Sagittario. La regina di coppe, 2 di spade e il 10 di bastoni. Ti piace qualcuno o qualcuno piace a te? No, ti piace qualcuno o qualcuno li piaci? Ecco, li piaci? Non so se sei tu o l'altra o l'altro, ma mi è pesante che non si può esprimere. Questa energia che sto leggendo è pesante che non mi posso esprimere. Vorrei dire, però come faccio? Non posso? O ancora non è il momento? Dammi la regina di coppe.
soffre quando ti vede, 10 di bastoni, soffre. Può essere anche l'altra persona, o sei tu, non lo so. Di nuovo 10 bastoni, 7 di denari, 8 di coppe. Quanto non ti hanno più, eh? 2 di spade, cavaliere di denari di nuovo, 8 di denari, 10 di spade, tutto 10. Regina di spade, il matto e il cavaliere di coppe. No, si fanno avanti. Cavolo, come si fanno avanti? O tu ti fai avanti. La femminile, se l'energia è molto femminile. Allora, se sei tu un sagittario femminile, aspetti che qualcuno arriva, sta arrivando diciamo, ai tuoi piedi, se posso dirla così. E se sei maschietto, sagittario, sei tu che vuoi fare questo passo. E com'è che non mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo, non ce la faccio più, devo per forza esprimermi perché non ce la faccio più. Mi piaci, ti voglio, ti desidero, così. Femminuccia, Sagittario, aspettiti che qualcuno confessa, non ce la sta facendo più, è esaurito, però anche veramente sta, non so perché sta aspettando, non lo vedo, non me lo dice, se l'altra persona sta facendo di tutto per distrarsi, sta facendo di tutto, non ce la fa, è più forte di questa persona. Dammi un consiglio per il mio Sagittario. 3 di bastoni, il sole e The Hierophant. Wow, 9 di bastoni, ti ho detto, è esaurito. Sta persona che sto leggendo è esaurito. Però, di nuovo, mi sta confermando, sì è vero, devo aspettare, c'è solo modo per aspettare, però questo aspettare non ce la faccio più, basta. Come quando ti vedono, Sagittario, e veramente sbavano. Non so chi è questa energia per te, non so se tu ne... no, sai chi è, però sempre che questa persona si fa avanti, sicuramente a dichiararsi. Ecco, a dichiararsi. Allora, adesso per i segni di aria, non vi dimenticate di cliccare mi piace per favore questa lettura, tutti quanti. Acquario, my lofting, datemi per il mio acquario. Cosa acquario si può aspettare per questa settimana? Il sole, 5 di coppe e il cavaliere di coppe. Hai sbalzamenti di umore, acquario, la Hierophant sotto il mazzo. Hai sbalzamenti? Ti senti, oggi sono felice, domani mi sento una cacchetta. Dopodomani mi sento di aprirmi e poi non so che devo fare. È normale che ti senti così con Hierophant sotto il mazzo. È normale perché? Non lo so, vediamo. Dammi il sole, la morte, 8 di bastoni, l'asso di spade, 5 di coppe, gli amanti. La temperanza e datti tempo, 9 di bastoni, datti tempo, gioia. Il cavaliere di coppe, il ragazzo di coppe, il ragazzo di spade e il 9 di spade. E il cavaliere di coppe sotto il mazzo. Ci sono dei giorni che dici, io oggi prendo, spacco, faccio, dico e guardate con me, l'acquario mo esce, no? E va tutto bene. Poi ci sono giorni che dici, ma perché non è andato come volevo, quando ricadi in quel buchetto, no? Quei 5 minuti, no? Che ti dai per piangere, forse anche 10, però poi pensi: ma perché no? E ti tira un po' giù l'energia questa settimana. E poi ci ripensi e dici: no, ma io quasi quasi invece mi riapro e vediamo cosa mi succede, cosa, però te lo fai un. Allora, se posso darti un consiglio, non se te lo posso dire, qua io so che posso dirtelo, sei troppo sotto stress. Io ho la sensazione, come sto leggendo, Acquario, che tu ti dai troppo pressione. Non te lo fare, Gioia, non te lo fare. Perché com'è che tu mi dici, sto perdendo tempo, non voglio perdere tempo. E chissà se la mia persona sta fuori, sta là e io poi alla fine non l'acciappo, perdo l'occasione. No, credimi, se il destino, quando il destino vuole che tu trovi la tua anima gemella, la tua gi persona giusta, stai calma, non ti preoccupare, non ti mette pressione. Se vuoi piangere, piangi. Se vuoi essere in libertà, vai. Se vuoi, fai quel cavolo che vuoi, non ti mettere pressione, che ci sono questi giorni, no, quando ci sentiamo un po' up and down, ci sentiamo un po', no,
Molto così, no, alla luna, lunatici, un po' lunatici, è normale. Sei in questo stato di rilasciamento, sei in questo stato di guarigione. È normale che ti senti così, Acquario, perciò no, non essere troppo dura con te. Se posso darti un consiglio, specialmente domani, ma anche martedì, fai attenzione, stai tranquilla, tranquillo, non essere troppo dura. Se vuoi guardarti, se non lavori, prenditi il libro, guarditi Netflix, non vai alla spa, vai al parrucchiere, fai quello che vuoi. E se vuoi piangere, piangi quei 5-10 minuti e poi no, vai avanti. Dammi un consiglio per il mio acquario, 10 di denari, la stella che sei tu è il 9 di coppe. E che ti ho detto io? Esattamente, stai guarendo. Tranquilla, non aspettarti mai niente, però fai quello che fa felice a te, acquario. Anche se questo ci si sembra, sembra, sente, ci si sente molto cliché, no? E tipo sì, vabbè, è normale, però vai a farla, no? Capisco. Però gradualmente, acquario, lo vedo che sta facendo progressi. E come ho già detto, la stella sei tu, no? Perciò è anche atto di guarigione, non ti preoccupare. Non ti mettere sotto pressione, Acquario, detta la bella, bella papele e papele, però anche per te è una settimana realista, no? È realista. Poi con queste eclissi capirai, come ho già detto prima, le sentiremo, almeno io lo sto sentendo, già adesso, già da un paio di settimane sto sentendo queste eclissi che a volte vanno anche già qualche mese prima dell'eclissi. Gemelli, my love team, datemi per i miei gemelli, cosa gemelli si può aspettare? Il diavolo, la ruota della fortuna e il cavaliere di bastone. Ma stai calma, frena a mano, dove vai? Gemelli, dove vai? Abbiamo capito che ce la fai, nessuno ti deve dire niente, l'abbiamo capito, gemelli. Però chi va piano va lontano, l'asso di bastone, perché tu mi presenti e mo te faccio vedere io. Mo te faccio. No, tu non ne fai proprio niente, non esagerare. Gemelli, lo sappiamo che sai fare, però non andare sull'estremo. Vediamo, dammi il diavolo, due di bastoni, la torre, l'appeso. Dammi la ruota della fortuna, sette di coppe, sei di bastoni e il cavaliere di spade. Cavaliere di bastoni, sette di bastoni, il re di spade e il matto, l'eremita sotto il mazzo. Ascolta, io ti faccio un esempio, gemelli, che sai, voglio che veramente comprendi quello che vedo qua. È un esempio. Tu sei straricco o straricca? In tutto un tratto, non lo so, le borse vanno in tilt e tu sei straricca o straricco, hai fatto bingo, il tuo investimento è andato sulle stelle. E fino adesso guidavi, non voglio fare pubblicità, una macchina piccolina, no? Dici l'entrata piccolina, 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 che non va all'occhio. In tutta una volta diventi ricco, è un esempio, solo un esempio. Adesso hai la possibilità di andate a comprare questa, no? Diciamo il cavallino, non voglio fare pubblicità, ma avete capito. Diciamo, è un cavallino che fai vedere alla persona che sei straricco, straricca, tipo che te lo puoi permettere, tipo io sono adesso, guardatemi, non so di che, mi viene una cosa così naturale da dire. Perché devi farlo vedere? Gemelli, perché devi farlo vedere? Tienilo per te, no? Ma chi se ne frega degli altri? Tante volte quando noi cerchiamo delle cose, del materiale, no? Per farci sentire tipo io sono e tu non sei niente. No, questo è esagerato, gemelli, solo per fartelo capire cosa voglio intendere con questa lettura. Tienitelo per te. Come ho già detto prima, chi va piano va lontano. Invece di comprarti un orologio di quelli costosi, stai con quell'orologio che hai avuto fino adesso. Tienitelo per te. Quel ribelle che hai, che stai esplodendo, che comincia a esplodere, tienilo per te, credimi, ha tutto un prezzo. Fatti furba o furbo, e io spero che mi hai capito, non devo dire di più. Fatti furba. Dammi un consiglio per i miei gemelli.
Tre di bastoni, otto di denari e The Hermit. Ah, meno male. Ho come la sensazione, com'è che ti vuoi ribellare per una persona o situazione? Una, c'è solo una, non vedi una. Meno male però mi ascolti con il Re di Coppe. Stai calma, non esagerare. Questa settimana capirai perché. Spero che veramente puoi accogliere il mio pensiero, il mio consiglio. È ben voluto il mio consiglio per te, gemelli. Mi capirai anche perché questa settimana, perché ti ho detto così. Poi alla fine fai quello che vuoi, per carità, gemelli. Io sono qua solo a darvi una piccola mano. Se vi può aiutare questa piccola mano, sono più che felice. Bilancia, la tua settimana bilancia, mo so cavi, non sto scherzando, bella invece. La tua settimana, vediamo, dammi per favore per la mia bilancia per questa settimana. 9 di coppe, re di coppe e la regina di bastoni. Sembra che puoi scegliere tu. 8 di bastoni sotto il mazzo, ti arriva all'improvviso, Sembra che puoi scegliere tu. E sei bella tosta, è come che lo sai, tipo io lo so che posso, tipo un po' gemelli, però no così, sul materialismo è più, ma non deve essere il materialismo gemelli, non è per quello, però tu mi dici io posso anche io, tipo, non è solo gemelli, sono anche io che posso, una cosa così. Dammi il 9 di coppe, mi piace the attitude, mi piace il tuo, come ti dai, come ti mostri. Mago 10 di coppe, wow, e il ragazzo di coppe. E wow, il re di coppe con la regina di coppe, la ruota della fortuna e la regina di denari. Ma sta scherzando. Regina di bastoni, 3 di denari, il re. Un'altra volta in match. E il ragazzo di bastoni. Ah, vabbè, bilancia, apriti cielo. Bilancia, io spero che oggi ci siete, se non è oggi guardatele per favore, e se conoscete una bilancia mandateci questo video, è impressionante, ho i brividi. Puoi scegliere tu, da questa settimana ti arriva il miracolo aspettato che oggi puoi scegliere tu, questa settimana puoi scegliere, quello che vuoi, quello che tocchi puoi scegliere, quello che fai, dici puoi scegliere. Tu ti chiederanno consigli, sarei richiesta un casino questa settimana, la possibilità di parlare sarà tipo pungente, tagliente, ta 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 ta. La gente sarà una bocca aperta. Quello che dici tu la gente ascolta, quello che fai ti arriva, quello che ti verrà incontro, ti verrà. Fai qualcosa oggi, questa settimana comincia a aprire. Comincia, no? C'hai un corridoio energetico, portuale, si dice così, una porta che si sta. No, non è più così, è così. Perciò entra in questa porta, fai, dici, intervieni, esplora. Puoi scegliere tu, bilancia, questa è fenomenale. Hai due volte il match qua nel centro e hai il ragazzo di coppe, il 9 di coppe, il 10 di coppe. Quel ragazzo di coppe e il 9 di coppe portano al 10 di coppe. La felicità puoi gestirla come vuoi tu. Il destino sarà per te, con te, la fede e puoi scegliere tu perché sei tu a fare la scelta. Una buona streghetta, anche se sei maschietto, un bravo streghetto. Hai un istinto questa settimana, bilancia, che è fenomenale. Fammi sapere, wow, che bello. Questa, una lettura così l'avrei fatta, mi avrebbe mi sarebbe piaciuta a farla tipo per il mese o per la settimana, no, no, la metà di quella che faccio sempre il venerdì. Però non posso fare differenza, bilancia. Scusate, non mi vogliate, l'imperatrice, 3 di spade e 6 di bastoni. Perché quel 3 di denari sotto il mazzo? Perché non tutto il male viene per nuocere, bilancia, e questo lo stai capendo. Quando noi soffriamo di una circostanza di vita è perché l'universo, a quello credete voi, gli angioletti, ci vogliono fare maturare.
L'imperatrice, Bilancia, sei tu, è il tuo impero. Puoi scegliere adesso il tuo impero e con grande successo. Perché hai sofferto? Sì, hai sofferto, però adesso puoi scegliere tu. Bello, bello, grande, bellissimo, mi piace tanto, tanto, tantissimo, bravi, mi piace. Fatemi sapere, Bilancia, per favore, apritevi questa settimana, non guardate Netflix, non mangiate schifezze, anzi, uscite. Uscite, uscite. Toro, my love team, datemi per il mio toro. Cosa toro si può aspettare? Per questa settimana la luna, ragazzo di bastoni, la torre, una comunicazione qua. Scusate, una comunicazione, una cosa improvvisa, detta, fatta. Ragazzo di coppe, no, il cavaliere di coppe, perdono. Qualcosa si ufficializza, si ufficializza, ci saranno sapete quando qualcuno esce all'improvviso e dice ta-ta, sono qua, sorpresa, out of nowhere, ci sarà una sorpresa, non so se buona o cattiva, ma la vedo più carina perché c'è il cavaliere di coppe, l'intento, l'intenzione, può essere anche tu, Toro, che vuoi tu fare una sorpresa a qualcuno. La luna, asso di coppe, la forza e sei denaro. Denari, ragazzo di bastoni, quattro di coppe, sei di spade e sole. Non ci vuole, non ci vuole coraggio. La torre di nuovo, sta scherzando. E no, e no. Il risveglio, la torre di nuovo e l'appeso. E no, toro, perché se sei tu, mannaggia, se sei tu, toro, allora tu mi dici sì, adesso mi metto, adesso mi metto, vado in macchina, vado, accendo il motore, vado, spacco, benefico, buono, vado, il coraggio ce l'ho, vado, me l'acciappo. Forse no, aspetta, no oggi, domani, facciamo dopo, forse no, dopodomani, vediamo. E no, perché poi l'universo ti piglia per il braccetto e ti dice, toro, adesso devi farla. Ti metterà in una condizione, l'universo, che devi farlo poi. Non so come. Sta a te. O lo fai con le buone o lo fai con le cattive, sta a te, dipende da te. Ma no, perché? Ci ho fatto caso, specialmente i maschietti, eh? No, io quello che vedo da femminuccia lo vedo per i maschietti. Hanno difficoltà a aprirsi, ma perché? Hanno difficoltà a aprirsi, anche a mettersi pubblici, no? A ufficializzarsi. Hanno difficoltà. Sì, le constellazioni dell'astrologia non è che proprio, però cambierà anche quello. Appena che Nettuno se ne va anche dei pesci. Dammi un consiglio per il mio toro. Re di denari, l'asso di spade. Il diavolo ti tende qualcosa che dici sì, ma io poi non che devi andare a sposarti, toro. Non pensare che devi andarti subito a sposare. Ecco, abbiamo paura subito di prenderci le responsabilità, di avere troppe responsabilità, meglio stare solo, meglio no. Quello ti tira, no? Diavolo, ti tira, ti frena. Questo è più un po' per i maschietti, toro, femminucce. Girate la storia, però vi frena perché è come che avete paura di prendervi le responsabilità o avere troppe responsabilità? Ma che ne nessuno vi dice di avere responsabilità, nessuno, ognuno ha le sue responsabilità. Però se non lo fai tu, toro, lo fa l'universo per te. Perciò decidi tu come lo vuoi, no? Ok. Capricorno, my love team, datemi per il mio Capricorno. Cosa Capricorno si può aspettare per questa settimana? Dieci di bastoni, l'asso di coppe, il quattro di denari. Ti vuoi aprire, però fai difficoltà. È
Sai come sei un po' sulle tue, Capricorno, questa settimana? Sei un po' ritirata, tipo, no, io non voglio così, no, una cosa così. Però ti è difficile, ti è pesante. Due di spade, il re di denari, cinque di coppe. L'asso di coppe, l'asso di bastoni, l'imperatore, il matto, quattro di denari, la regina di spade, il cavaliere di coppe, la giustizia. Sì, si può, come che è una cosa pacifica, sapete questi, adesso per esempio, no? Adesso per Pasqua, no? Ci saranno queste tavolate, no? In famiglia, per la maggior parte di voi, credo. E come che, dici, con quella condizione non vengo io, a pranzo io per quella circostanza, situazione non vengo, non mi va, sei un po' sulle tue. Però, se, io dico solo se, poi di nuovo Capricorno, fai quello che vuoi, però se andresti sul naturale o pacifica, ti guarderebbero e se non vuoi lascia stare, certo devi farlo per te, però tu, la coscienza, saresti più serena. Perché si dice l'intelligente, no? Lascia, no? Come si dice? Lascia? La persona intelligente rassegna, si dice così, non so se si dice così, ma io credo che mi hai capito. Andrebbe più sul tuo favore, perciò sta a te anche un po' a dire se vuoi stare sulle tue o se ti vuoi rassegnare e dire ok, dai, mi lascio andare, no? Ci metto una pietra su. Una cosa così mi sembra. Può essere anche di amore, non deve essere di famiglia, è solo per darti un esempio. Tipo, la persona più intelligente, come si dice? Rilascia? Lascia? Non so se mi dice, non credo che si dice così, ma tu mi hai capito a cosa mi riferisco. Dammi un consiglio. Il matto, il mondo, di nuovo la regina di spade e di nuovo il re di denari? Sì, lo prendo qua. Io o l'universo ti consiglia di metterci una pietra su. Certo, non prenditi per i fondelli, non per tipo che alla fine. No, non sto parlando di quello che devono fare quello che vogliono con te, no? Non sto parlando di quello. Di metterci una pietra su e cedere, no? E cedi, avrai più pace, sarai più serena. Non ti, come si dice, non ti fare il sangue, no? Amaro? Non conviene, non conviene né a te e né per la tua situazione o persona. Questo è un consiglio mio, poi Capricorno, fai quello che pensi giusto per te, per carità. Vergine, Vergine, non vi dimenticate i like per favore, io sto chattando con voi in questo sabato, domenica piovoso, tanto piovere, tanto vento, tanto freddo. Dammi per la mia Vergine, non questo troppi. Prendi il 2 di spade anche tu, il diavolo anche tu e il 10 di coppe. Se una cosa ti piace o ti fa felice, Vergine, perché pensi che è tossica? No, ma io non me lo merito. No, questo non va. E tanto sarebbe tossica, tanto non sarebbe buona, tanto sarebbe complicata. Sei confusa o confuso? In questo momento sei confuso, non sai manco tu che pesci pigliare. Dammi il 2 di spade. La morte, il re di bastoni, il ragazzo di bastoni, dammi il diavolo, quattro di bastoni, sei di spade e la torre. 10 di coppe, l'appeso, l'imperatrice e gli amanti, il sette di spade sotto il mazzo. Ti prendi un po' da sola per i fondelli, Vergine, devo essere sincera, E sei un po' comoda o comodo in questo momento, Vergine, devo essere veramente sincera. Tu pensavi di terminare una cosa più facile, più facilmente. No, non ti sta riuscendo, non ti sta, non ti, la ciambella non ti sta riuscendo col buco. Pensavi che sarebbe stato più facile, non ti è più facile, Vergine, anzi, stai pensando ancora di più, la stai pensando di più. Sai perché pensi che è tossica? Perché ti dovresti alzare quelle ciappe, me lo posso permettere a dire se me lo permetti, e
E questo lo sai, ti dovresti alzare le ciappe, le ciappette, e dovresti interagire tu. Sei un po' comoda in questo momento, Vergine. In questa settimana sei comoda, devo essere sincera, perché tu mi esprimi dove vado, faccio, c'è guai, e non vuoi evitare i guai. Guarda che non puoi stare là comoda o comodo a pensare che la fortuna ti arriva dal cielo. Non funziona così. Devi tu interagire. Se non lo fanno gli altri o l'altra situazione, devi farlo tu, se la vuoi. Poi lascia, però non devi pensare che è tossica. Tossicità arriva quando tu pensi, sì, ma io dovrei spostarmi di 5 centimetri. Eh sì, ma quella è tossicità, no? Quella è pensare negativo. Perché sembra qua che in un tratto sembra che si potrebbe smuovere, però se sei appeso là, Vergine, non succede niente. Perché tu come mi aspetti, sì, ma questa persona mi arriva, questa persona farà lei o lui questo passo. No, questa persona non fa niente, perché mi porta l'imperatrice. Perciò sei tu a dover smuovere, se vuoi, Vergine, qualcosa, con l'appeso là non succede niente. Non ti aspettare che qualcuno viene verso di te perché non lo fanno. Perché inventi scuse? Perché stai inventando scuse per non muoverti? Perché sei comodo là questa settimana, Vergine? Dammi un consiglio. L'asso di spade, il diavolo di nuovo e il quattro di coppe. Sì, e tu mi dai ragione. Mi dai ragione. Sì, me lo stai confermando. Sì, Luana, hai ragione. Mi scoccia. Non mi voglio alzare le ciappette. E lo sai. Però sei annoiata, questa settimana sei annoiata, non sei proprio contenta o contento al massimo, devo essere sincera, eh? Come ho già detto, se vuoi farla tu la differenza, la puoi fare solo tu. La differenza la puoi fare solo tu. Sta a te. Sta a te, Vergine. Voi sapete quando vi amo, quando vi adoro, tutti quanti, 12, tutti i 12 segni, non faccio differenza. Per me siete tutti i miei 12 bebè, tutti i 12. Non più e nemmeno. Allora, cancro, ciao cancro. My love team, datemi per il mio cancro. Cosa cancro si può aspettare per questa settimana? Il sole, 3 di bastoni, 5 di spade. Qualcuno sta giocando a un nascondino? Ma tanto tu non mi trovi. La forza sotto il mazzo. O qualcuno pensa che tanto tu non mi trovi. Dammi il sole, 7 di denari, 2 di spade, di nuovo anche tu 2 di spade, il re di denari, il mago, l'asso di spade, la temperanza, dammi il 5 di spade, 7 di coppe, il cavaliere di spade, 5 di coppe. Sperando che qualcuno esci da un nascondino, cancro, non ti fai un favore. Questa settimana non te ne fai un favore, lascia stare. Si possa dare un consiglio, lascia stare. Non pensare, sì, adesso si faranno avanti, si faranno avanti. No, ti rincoglionisci solo da sola. O da solo, cancro. Lascia stare. Non possiamo forzare energie e sperando che cambiano, no? Cambiano mentalità, cambiano strategia, cambiano vita con noi. No, lascia stare. Fate una ragione. Abbiamo l'eclissi domani in quarta casa, perciò le nostre radici, no? Perché no, si dice, e quello anche, sì, è già carino quel detto, però non è proprio uno dei miei preferiti. Come si chiama quel detto? La speranza è l'ultima a morire? Eh no, e se speri tutta la vita rimani come un baccalà. Se ti posso dare un consiglio, lascia stare, lascia andare, non sperare e accogli i fatti. Devi sempre pensare a quella persona, situazione vicino a te? Domanda. È vicino a te? No? Allora vai avanti, no? Perché aspetti se non c'è nessuno. Accogli i fatti invece, aggrappati a quelle cose che veramente hai o chi hai attorno a te. Dammi un consiglio per il mio cancro.
10 di denari, 8 di spade e il cavaliere di bastoni. Sì, tu mi dici, ci sto provando ad andare avanti, però non è facile. Sì, piano piano, gradualmente. Non ti sfasciare, non, piano piano. Lo so che ci pensi, tu dici, sì, ma allora perché ci sto pensando? Perché mi porta a pensare? E va bene così, accetta e vai avanti. Se ti arrivano quei pensieri, accetta anche quei pensieri e dici, ok, vengono, sono qua no, per aiutarmi a rilasciare. Guardale anche così. Non vuol dire che dobbiamo avere pensieri cattivi o negativi, no? Per lasciare andare una persona, una situazione, per niente. Un consiglio dato dalla parte mia, Cancro. Allora, adesso per i pesci. Vediamo per i pesci. Ciao pesci, ma l'ofting datemi per i miei pesci, cosa pesci si può aspettare questa settimana? La morte, 10 di bastoni, 4 di denari. Ti sarà segnando qualcosa? 6 di bastoni, pensavi che sarebbe stata più facile, invece ti sarà segnando. Dici no, così non può andare. E com'è che non vengo valutato o valutata della mia. Perché devo dare di più se non mi valuto? Non mi danno più valore? O la situazione mi dà valore? Vediamo. Può essere anche il lavoro. Vediamo. La morte. La regina di denari. Quattro di spade. L'asso di bastoni. La 10 di bastoni. Risveglio. 8 di denari. 6 di spade, 4 di denari, 9 di bastoni, la luna e la giustizia. 8 di coppe sotto il mazzo. Stai uscendo di un settore, pesci, per entrare in un altro settore. Stai lasciando una porta, stai uscendo da una porta per entrare automaticamente a un'altra porta. Non so di cosa si tratta, lo sai solo tu, questa settimana è molto importante per te, pesci. Stai uscendo da una porta per entrare in un'altra, in un altro capitolo. Tu dici, è bella come me la presenti anche. Ok, non è andata, mi alzo, mi pulisco, mi preparo e entro l'altra. Sì, l'unica cosa che mi presenti è la luna e il 9 di bastoni. Chissà come andrà, come cosa mi aspetterà in questa nuova porta, in questa nuova avventura, no? Diciamo la nuova avventura. Però tu sei pronto ad andartene. Può essere che hai aspettato anche tanto, pesci, però tu mi confermi, no? Non so cosa mi aspetta, ho dato tanto, non mi ha dato il valore, non sono stata valutata. Giustamente, allora il valore me lo do io. Ok, dammi un consiglio per i miei pesci. Sembra molto importante per te, pesci, questa settimana. 4 di bastoni, 9 di denari e la stella, wow. Sì, si parla poi della tua indipendenza, 10 di spade sotto il mazzo, si parla probabilmente della tua indipendenza, a cosa hai creato, dove abiti, dove vivi, la tua vita, no? Quattro di bastone, può essere anche un tuo business, un business che hai aperto, che stai aprendo, che hai aperto tanto tempo fa, può essere anche, però dici, la mia indipendenza vale tanto. È bello perché con la stella tu mi presenti che sei fiduciosa o fiducioso. Quello che hai ci metti del tuo perché hai anche la capacità di portarla avanti. È quello che vuoi, punto, è la tua indipendenza. Mi piace. Non ti vedevo, non ti vedo più contenta o contento dove sta. E lo vedi anche tu, lo cominci a capire, se non già l'hai fatto. Può essere che adesso questa settimana andrà sul fisico, no? Che lo metterà in pratica fisicamente. Scorpione, ciao Scorpione, ma l'ofting datemi per il mio Scorpione, cosa Scorpione si può aspettare questa settimana? 4 di coppe, il cavaliere di bastoni, 3 di coppe. E ti stai preparando una festa, ti stai preparando a un incontro? E ti fai bella, tanto bella, 9 di coppe sotto il mazzo. Ti fai, non lo so, mi dici, sì, prima non c'erano queste occasioni, invece adesso me le prendo io, o me la faccio, o mi vengono queste occasioni.
tipo, non lo so, sai quando hai tanti vestiti a casa? Però dici, ma io in questo momento non ho niente, particolare festività da mettermi per poter mettermi questi vesti, no? Questi vestiti. Una cosa così, invece adesso avrai questa opportunità. Ti fai più bella, ti fai bella. Ma non per gli altri, per te. Quattro di coppe, te pareva? Il diavolo, esattamente. La regina di denari e la luna. Sì, un po' povera a me, povera, povera, sono tanto povera. Re di bastoni, no, che re? Cavaliere di bastoni, otto di spade, la regina di bastoni e il 5 di coppe. Dammi il 3 di coppe, 2 di bastoni, 9 di spade e la giustizia. Il matto sotto il mazzo, che fa anche rima. Sì, ma sai quanto sappiamo, no? Che dici, come già detto, un po' mentalità di vittima, eh? Scorpione, tipo povera, meglio, sono tanto povera, non posso, non faccio, non ho il potere, non, no, un po' così. Sono cazzate, Scorpione, lo sai che dice un po', non so, è come che ti sabotavi te stessa, no? Ti portava una routine di non proprio carina per te stessa, non ti facevi un favore. Invece adesso nel presente, tu questa settimana mi dici, però questo lo sai, questo lo sai, se ti corrisponde lo sai che è un po' di vittima, tipo un po' a me, chissà che succederà con me, una cosa così. Invece adesso tu mi dici, mi confermi che lo sai che questa mentalità di vittimismo viene quando non ce l'hai come vuoi. Io ti do un esempio, guardate, un esempio banale, però credo che così ti può aiutare a capire cosa voglio dire. Per esempio, io ti ho detto all'inizio di questo video, io ho comunicato, mi dispiace, veramente non posso andare live perché ho tanto da fare. Quel momento che io sapevo e che ero consapevole che non potevo andare live, io dicevo, mannaggia, e mo', mannaggia, no, non mi arrabbiavo di povera me, ma come mai non può andarmene una buona? Per esempio, un po' di vittismo, tipo, poverina, no? Luana è poverina, non può andare live. Speriamo che vengo capita. Quello è la stessa cosa. Tipo, e no, tu invece di dirti povera me, tu hai un'altra possibilità. Puoi dire ok, non posso andare live, però io lo stesso la lettura settimanale lo posso stesso fare, capito? Di non cercare il pelo nell'uovo, no, capito cosa voglio dire? Non cercare, non puncillare là dove, no, non truccare là perché non ti fa un favore. Invece guarda e ti dice no, io invece adesso un'altra possibilità, un'altra opzione me la posso dare. Non devo aspettare o no, vittimizzarmi per un cavolo. No, ci sono altre possibilità, altre chance, me le prendo. E perché poi vedi, in tutto un tratto, vedi che dandoti a te queste possibilità, alternative nella vita, ti va a tuo favore. Perciò non vittimizzarti, non dire povera me, e mo chissà che succede, chissà, spero che non faccio figure di cacca. Provo di prendere altre alternative, altre possibilità e vedendo che anche apriti cielo, apriti, no? Mente, apriti, che vedere che c'è altre possibilità che ti stanno aspettando. E poi dici, mannaggia a me, ma io perché non l'ho fatto prima? E vabbè, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Dammi un consiglio per il mio scorpione. 5 di denari, povera me. L'asso di bastoni e quattro di spade e gli amanti sotto il mazzo. Questa settimana ritorna su questa lettura se vuoi, Scorpione, e risentila, perché è esattamente quello che sto provando a dirti. Tante volte ci speriamo, no, ci speriamo, ci disperiamo delle cose banali o pensiamo altre cose futili che non hanno né cielo né terra. E tante volte ci distruggiamo solo noi. E come ho già detto, ci vittimizziamo, povera me, ma io perché non l'ho visto prima? Perché no, lascia stare. Poi si può fare sempre di meglio. Gli amanti sotto il mazzo avranno sorpresa questa settimana, ti dico solo questo.
That's it, abbiamo finito. Finalmente 1 ora e 4 minuti. Sto scherzando, no, perché ho fame. Ho fame. Ragazzi, buona domenica a tutti, buona ancora buona Pasqua. No, che buona Pasqua, buona domenica delle Palme. Noi ci vediamo, come ho già detto, presto, la prossima settimana. Attivate la campanellina così non vi dimenticate che ci sono anche io. Grazie mille dei vostri tutti i like. Grazie mille, buona serata a tutti, vi voglio tanto bene. Thank you so much, Gordon, for your support. A voi tutti cari, un bacio dalla vostra Luana e ciao ciao.